più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Un messaggio di scuse alla clientela apparso ieri pomeriggio sulle vetrine del negozio e sulla pagina aziendale di Facebook. Parole quelle del titolare di una gelateria del centro di Voghera che hanno innalzato un grande polverone. Signor Persani, buongiorno, lei è il titolare dell'attività, ci vuole raccontare, per chi ancora non lo sapesse, perché ha scritto questo messaggio? Innanzitutto premetto che io non ho nulla contro la giunta comunale e chi comunque ci ha governato sino ad oggi. La mia è stata semplicemente una comunicazione, spero elegante, di rispetto verso i nostri clienti. La quale spiego che se in questo periodo non ci saranno i tavolini, premetto un periodo di festa innanzitutto, i tavolini mancheranno nel nostro arredamento esterno in quanto qualcuno ha voluto fare rispettare una normativa alquanto datata che io ho tergiversato un paio d'anni perché in quanto non l'ho mai ritenuta giusta. Quindi non parliamo di un'ordinanza emessa recentemente, ma di un provvedimento che per quanto concerne la sua attività è stato fatto valere soltanto ora. Sì, è un'ordinanza datata la quale io speravo nella nuova giunta che potesse venire variata in funzione anche delle città che cambiano e insomma degli stili cittadini che comunque io ho notato in varie città effettivamente più importanti della nostra, comunque vige un regolamento molto più, diciamo, moderno rispetto al nostro. Perché crede che quel tipo di arredamento più allegro e più colorato potesse essere più idoneo, azzeccato per la via principale della nostra città? Ma io credo che un arredamento colorato, insomma, dia un segnale di gioia, di festa, di un sorriso alla nostra città che mi sembra già un pochettino ingrigita per altri motivi seri. Pertanto non vedo perché si debba rispecchiare con un arredamento come viene imposto un grigio ferro micaceo che secondo me diciamo che peggiora o comunque dà un tono più significativo al grigiore. Avete già individuato i nuovi arredamenti? Sì, assolutamente sì, appena mi saranno forniti saranno sicuramente riproposti alla nostra clientela. Ecco, i vostri clienti come hanno commentato questo episodio? Cosa vi hanno detto? Ma sono stato sorpreso perché io non avrei mai pensato di sollevare un polverone incredibile. Abbiamo notato che ci sono state più di 26.000 visualizzazioni su Facebook con svariati e più accesi o meno commenti in funzione di questo fatto, ma ripeto, io non voglio accendere nessuna polemica, volevo solo avvisare i miei clienti di quello che stava succedendo in questo periodo qua. Ma cosa ne pensano i cittadini di questa ordinanza? Ma secondo me doveva prima attenersi ai regolamenti del comune e il problema non si sarebbe neanche posto. Non hanno fatto bene. Poi mi sembra che le hanno tolti per far mettere altri arredamenti di colore diverso, non so. Che motivo c'è? Secondo me non c'è motivo, non so, non riesco a capire il motivo, secondo me è sbagliato, anzi da un po' di colore alla via Emilia. Conosco il caso specifico della gelateria di via Emilia e secondo me è un tavolinino molto bello, cioè è un colore che stava bene. Poi evidentemente se c'è un'ordinanza che impone che i tavolini e le sedie siano di colore grigio, chi l'ha fatta rispettare probabilmente non ha colpe. Evidentemente il problema è a monte di chi ha firmato questa ordinanza e sono purtroppo delle forzature che in questo caso la gelateria ha dovuto pagare per questa ordinanza, appunto. Poi, personalmente a me piacevano molto e non deturpavano l'ambiente, secondo me. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.